domani per Discovery Abruzzo Magazine. Siamo in compagnia di Carmine Di Donato, che questa sera al Civico 20 di Rocca Scalegna ha tenuto diciamo, un memorial sulla poetica di Modesto Della Porta a 80 anni dalla sua scomparsa. Sì, 1938-2018, Modesto Della Porta è un personaggio, per fortuna, già da un po' di tempo rivalutato, quindi non più confuso come poeta da macchietta o che faccia ridere. La verità è che un poeta, ripeto, straordinario, come pochi. Ho già avuto modo di dire nel corso dello spettacolo, uno spettacolo teatrale musicale intitolato Serenata a Mamma, che l'anno prossimo, tra l'altro, compie 90 anni, questa bellissima poesia. E io, che sono un po' attento alle statistiche, so, ma sanno tutti, che quest'anno ricorre l'80esimo dalla scomparsa di Modesto Della Porta, e non potevo non proporre uno spettacolo qui a Rocca Scalegna. Modesto Della Porta porta avanti una poetica molto legata all'ambiente contadino, artigianale, di vita abruzzese fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ritiene lei che in Abruzzo ci sia ancora parte, ci si possa rivivere in alcuni gesti, in alcune occasioni, in alcuni momenti, quella vita che Modesto Della Porta diciamo, ci ricorda con le sue Ci poesie. indica, diciamo che è quasi del tutto scomparsa, però la grandezza della porta, lo dicevo, sta proprio nella grandezza dei versi, quasi tutti i sonetti suoi, ma l'universo della poesia di Della Porta sta proprio anche nel trattare i grandi temi, come Dio, la fede, la religione. Lo tratta attraverso poesie che abbiamo letto stasera, non scelte casualmente, L'Odissamento di Scaramanucci, Serenata a Mamma, che è una poesia piena di metafore, dove c'è la banda che come metafora rappresenta la società. Tante poesie in cui i temi sono veramente infiniti e universali. Certamente il mondo di Della Porta, attraverso le poesie, così come possiamo dare un volto e un nome ai suoi personaggi, possiamo ricordarcelo. Io spesso vado a Guardia Grele, calpesto quel luogo, sarà un fatto di sensibilità, dico qui è passato Modesto, quindi provo a immaginare quelle botteghe che lui ha cantato. A quei tempi c'erano decine di botteghe artigiane che ora quelle botteghe danno il nome ai luoghi di Guardia Grele, Largo Funai, Pignatari, eccetera, eccetera. Ma quel mondo ormai è quasi del tutto scomparso, ma con Sono della... rimasti i luoghi, i sono luoghi sono rimasti, ma soprattutto i grandi temi universali della di Della Porta vive, e lui li ha trattati magnificamente, degnamente. diciamo, possiamo dire che il ricordo di quel mondo resterà ancora decodificabile a noi finché ci sarà qualcuno che è in grado anche di capire il dialetto che purtroppo le nuove generazioni Di non sdoganare, sempre sì, il riescono dialetto, c'è un a ritorno a questo capire, a dialetto. comprendere, a Domanda esatta, cercare. sotto questo aspetto, sì, ripeto, sotto questo aspetto, sì. Della Porta, però, ha bisogno anche di una rivalutazione critica degna. Sono stato di recente a un convegno a proprio a Guarda Grele, si è fatto una 3 giorni, 22, 20, 21, 22 e 23 luglio 2018, al ricordo di questo grande poeta. E quindi, così come nel 2015 feci proposi un convegno importante per il centro trentennale della nascita, insieme alla sottoimprenditoria abruzzese di cui sono socio, ripeto, non poteva mancare, secondo me, nel rispetto di questo grande poeta. Ne abbiamo altri grandissimi, ma chi li legge? Evitiamo di fare i nomi, ma certamente un grande come Della Porta è quello più popolare, quello che più entra nel cuore della gente. Della Porta, forse come nessuno, sa leggere nel cuore delle persone. De Titta, un altro grandissimo, straordinario poeta trilingue, diceva: io ho 3 cuori perché possiedo 3 lingue, dialetto, latino e italiano. Ma sull'aspetto poetico, io chiaramente ho una particolare predilezione per Modesto Della Porta, ripeto, sotto l'aspetto della poesia vera e propria. Ringraziamo Carmine Di Donato e Cristiano Grazie Vignali per Discovery Abruzzo Magazine.